Fortitudo Vicenza 4 1, siamo qui con Rachele Peretti che ha segnato la sua doppietta personale e prima doppietta anche di squadra perché nessuno fino ad oggi aveva mai segnato due gol nella stessa partita. Sei soddisfatta della tua prestazione e quella delle tue compagne? Beh, sicuramente è stata una delle nostre migliori partite e finalmente è arrivata la tanto attesa vittoria in casa perché siamo partite un po' maliccio all'inizio del campionato e sembrava quasi un tabù non riuscire a vincere in casa. Fatalità è coincisa anche la mia doppietta, la anche la prima del campionato, quindi sono felicissima sia per me ma soprattutto per la squadra perché abbiamo dato l'anima e si è visto anche da, da quanto abbiamo lottato su ogni pallone, dal primo all'ultimo secondo. Quindi vittoria meritata, il risultato parla giusto perché abbiamo creato anche molto e quindi va bene così. Eh, siamo qui con Marco Borgese, vice allenatore della Fortitudo Mozzecane. Oggi come ha visto la squadra che ha ottenuto la prima vittoria in casa. Beh, direi bene, abbiamo dato continuità per fortuna alla vittoria della scorsa settimana di Bolzano. È importante continuare così, cercare di concedere sempre meno. Commettere sempre meno errori, diciamo. Oggi uno ci è costato il gol, però, comunque le ragazze si, stanno, si continuano a impegnare, stanno cercando di mettere sul campo quello che proviamo in settimana. Questo è positivo, e fortunatamente adesso stanno venendo anche i risultati, cosa che nelle prime giornate purtroppo erano un po' mancate. Speriamo di, di continuare così e di dare ancora continuità a questi risultati positivi.